Cari amiche e cari amici, buongiorno, benvenuti qui nello spazio Etual alla presentazione della Fondazione Fare Futuro, il battesimo ufficiale della Fondazione Fare Futuro presieduta da Gianfranco Fini. Prego gli altri di prendere posto. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione. Un ospite importante sul piano europeo e internazionale, che in qualche misura con la sua presenza, con il suo impegno politico e oggi con il suo impegno culturale, indica la strada che vogliamo percorrere. La strada che da oggi inizia come fondazione, grazie al lavoro svolto in questi mesi, in pochi ma intensi, significativi mesi, dal Comitato dei Promotori. L'ospite che voi avete visto è José María Aznar. Con la sua presenza e con l'intervento che farà tra breve, Aznar indica quel percorso culturale che la nostra fondazione, laica, cattolica, liberale, nazionale, europea, quindi occidentale, vuole realizzare nel solco di quel popolarismo rinnovato del centrodestra, riformista e modernizzatore. Con chi vogliamo fare questo percorso? Appunto con le altre fondazioni europee, americane, occidentali. Con la FAES, spagnola di cui Aznar è presidente, con la Adenauer, ringrazio gli ospiti e rappresentanti della Fondazione Adenauer qui presenti, l'Heritage americana, l'American Enterprise, la Fondazione francese, spagnola, con quelle che condividono il nostro percorso culturale per realizzare un network internazionale, quelle risposte, quelle soluzioni comuni ai problemi che sono anch'essi comuni della società moderna, della nostra Europa. Il percorso che oggi inizia è stato possibile grazie all'azione intensa dei 100 promotori e qui oggi devo ringraziare i promotori. 100 promotori esponenti del mondo della cultura, della società civile, dell'economia, dell'impresa, della scienza, della tecnologia. Sono 100 personalità e quindi è ovvio, o le cito tutte 100 o non le cito nessuno. Però devo citare l'ospite che ci ha concesso questa bellissima sala, in questo straordinario palazzo, simbolo della cultura e della civiltà italiana, Daniela Memmo D'Amelio. E se permettete, con lui anche l'amico Andrea Ronchi, che tanto ha fatto per questa fondazione, e coloro che qui sono presenti, e mi scuso se ne dimentico qualcheduno, certamente l'amico Cesa, il rappresentante dell'UDC di Pier Ferdinando Casini, e l'amico Pisanu, rappresentante di Forza Italia, e tanti altri parlamentari della Casa delle Libertà, e non solo, che non sono qui con noi. Ringrazio ancora più doveroso i benemeriti e i sostenitori, cioè coloro che in questi mesi, cittadini italiani, hanno dato il loro piccolo, talvolta grande, comunque sempre significativo contributo personale per costituire il patrimonio della fondazione che abbiamo depositato all'atto della Costituzione poche ore fa. A loro che con i promotori ci guideranno in questo percorso perché la fondazione è aperta, è una fondazione di partecipazione in cui promotori, benemeriti, sostenitori, soci, cittadini, ricercatori e intellettuali che si vogliono impegnare, ce ne sono tanti, potranno anche eleggere i propri rappresentanti per definire insieme il percorso e le tappe di questo percorso che dobbiamo realizzare insieme.
Ieri sera José María Aznar, il suo saluto, diceva una cosa semplice, ma come tutte le cose semplici importanti. Soprattutto, lo definiva lui stesso, per la nostra Europa. Aznar è stato per 8 anni premier della Spagna e l'ha rinnovata. Ma oggi l'impegno più importante è quello per la battaglia delle idee. La battaglia delle idee è la più importante sopra questo in questa Europa. Ce lo ha insegnato anche recentemente e ha vinto su questo Nicolas Sarkozy, quando ha contestato la cultura egemonica della sinistra e del 68. La battaglia delle idee è la battaglia del merito, della responsabilità, del lavoro, la cultura dei doveri e non soltanto dei diritti. E nel contempo non conosce confini, non deve conoscerne né frontiere né limiti. E partecipare e costruire insieme le risposte ai problemi dell'ambiente, su cui si sta impegnando in maniera magistrale proprio il presidente di turno, la Merkel, i problemi della socialità, quelle tematiche che apparivano essere di sinistra, ma che la sinistra, di cui la sinistra si è soltanto impadronita. Con le altre fondazioni lavoreremo per questo, per far emergere la nuova cultura dell'Europa dalla spinta propulsiva del centrodestra, per far emergere una nuova classe dirigente in ogni ambito che assuma su di sé le sue responsabilità. Per questo, su indicazione del presidente Fini, la fondazione ha anche chiamato gli esponenti di punta della nuova intelligenza, possiamo chiamarla con un termine una volta abusato della sinistra, della cultura riformista del centrodestra italiano, quali giovani esponenti, direttori della fondazione che nasce. Io vorrei qui per un attimo loro, e quindi l'amico Alessandro Campi, politologo dell'Università di Perugia, direttore scientifico, che coordinerà il comitato scientifico. Vieni. L'amico Federico Eichberg, direttore studi della fondazione, ed Angelo Mellone, giornalista di punta, che sarà il direttore editoriale. E insieme a loro tanti altri, Toriero, Ciampi, Mangiameli, giovani di questa nuova schiera che crediamo possa un giorno essere anche la classe dirigente, non soltanto culturale, di questo Paese. Abbiamo bisogno di loro e di voi per fare anche in Italia un grande think tank sul modello occidentale, per lavorare con gli altri nelle ricerche, nei rapporti, non soltanto nei convegni e nelle conferenze, per conquistare le nuove frontiere. La sinistra in Europa non ha più nulla da dire. Tutti i suoi progetti sono implosi, non soltanto quello sovietico comunista, ma se guardiamo anche ai recenti dati elettorali, tutti i suoi progetti e tutti i suoi modelli, dal progetto socialdemocratico della Scandinavia alla socialdemocrazia tedesca, certamente al socialismo francese, ci auguriamo tra breve anche per certi verti al laburismo che Blair ha saputo innovare, ma cui i suoi successori si sembrano molto indietro rispetto a lui, crediamo che le nuove frontiere appartengono alla nostra cultura, alla cultura laica, cattolica, liberale, nazionale. E con essi vogliamo lavorare per costruire il nuovo. Oggi questa presentazione si enucleerà in un confronto aperto, credo molto arioso, certamente importante sul piano culturale e politico, in cui Stefano Folli, che è qui davanti a noi, editorialista del Sole, intervisterà, lo prego di venire qui sul palco, intervisterà appunto Gianfranco Fini e José María Aznar. Per questo battesimo di respiro internazionale che indica a noi tutti cosa vogliamo fare, la strada che vogliamo percorrere, e dobbiamo farlo insieme. Ricordo a me, prima che a voi, lo slogan che ha permesso
a Sarkozy di vincere. Semplice, importante. Insieme tutto diventa possibile. Insieme possiamo liberare l'Italia e l'Europa dalla cappa di quel sociologismo di sinistra che appartiene al secolo passato e costruire appunto, giorno per giorno, il nostro, il vostro futuro. José María Aznar, Gianfranco Fini. Allora.